dai fratelli cosmici Ashtar, Solaris, Issachar, Aisha e Kryon, comandanti, emissari, messaggeri e capi di Orione, Cronos, Saturno, Sirio e Pleiadi. Un messaggio da tutti i fratelli della Federazione che giunge a noi in questo cambio particolare, ascensionale, dimensionale. Fratelli e sorelle della Terra, dovete passare da 2 filamenti del DNA a 12, perché dovete entrare nella nuova era e divenire uomini galattici. Questo è un cambio acceleratissimo, per cui il vostro corpo fisico ne risentirà. I sintomi di questo cambiamento potrebbero essere attacchi di depressione, profonda tristezza, sbalzi d'umore, tensione, bisogno di dormire più del solito, oppure insonnia, vertigini, mal di testa, palpitazioni al cuore, spasmi muscolari, difficoltà nella respirazione, asma, sensazione di stanchezza cronica, perdita di forza, mal di schiena, male alle articolazioni, formicolii, tremolii, vomito e diarrea. Avete per caso tutti questi sintomi o qualcuno di essi? Non vi preoccupate, state accelerando il vostro cambio dimensionale e cambio del DNA. Il vostro DNA si trasforma in GNA galattico. Questo processo di evoluzione della vostra specie umana vi destabilizzerà, facendo pesare maggiormente i vostri lavoretti quotidiani, perché ci percepirete a livello fisico, eterico, emozionale, che c'è qualcosa di più grande, qualcosa che va al di sopra della materia. Di tutto questo i grandi potenti della Terra sono al corrente ed è per questo che cercano di destabilizzarvi ancora di più, facendovi scendere di frequenza, vibrare nella paura, nella malattia, nel disagio, nell'incertezza, nell'instabilità, per non farvi compiere questo salto nel DNA. Loro sanno questo da molto più tempo di voi e voi ora incominciate a prenderne coscienza. Pertanto vi avvisiamo, ogni volta che il figlio di Dio è venuto sulla terra, come Melchisedec, Buddha, Gesù di Nazareth e così via, vi è stato un grande cambio energetico. E allora preparatevi, perché il figlio dell'uomo, il Cristo solare, sta per tornare sul pianeta. Ogni volta che il Cristo torna, lo fa insieme ai fratelli cosmici, galattici, e la Terra si risveglia. Ed è quello che sta avvenendo ora più che mai. C'è un antico patto stabilito col figlio di Dio, per cui ci troviamo tutti sulla Terra in questo cambio di era, reincarnandoci tutti vicini per servire lo stesso ideale. Ciò che ci aspetta, ciò che vi aspetta, è un passaggio dalla terza alla quarta dimensione, quella angelica, che vi coinvolgerà tutti. No, non è la fine del mondo, non è l'apocalisse catastrofica che pensate, è il punto zero della fisica quantistica, è il cambio generazionale che determina l'ingresso definitivo alla quarta dimensione, annullando di fatto la terza dimensione, fatta solo di bere, mangiare e dormire, e aprendo gli accessi alla quinta dimensione. E poi alla sesta e così via, ma non tutti vi potranno accedere, ma tutti obbligatoriamente passerete alla quarta in questi tempi. E il sole vi sta dando una mano, ora più che mai, in questo mese d'agosto, col Sol Leone, il portale di Sirio, dei leoni, il cancello dei leoni, più che mai. Quest'agosto sarà determinante per il cambio del vostro DNA e per la vostra trasformazione in uomini galattici con il DNA in GNA. Ebbene, Gesù, il Cristo, era l'uomo perfetto perché accedeva a tutte e 7 le dimensioni e i 7 chakra, la 7ª dimensione. Ma si presume che l'uomo la raggiungerà solo dopo i 1000 anni di pace. E la prova che avverrà dopo la liberazione dalla bestia incatenata. Il vostro DNA contiene tutte le memorie cosmiche della vostra anima. Nel DNA sono registrate tutte le vite precedenti. Questo cambio ripulirà il vostro karma di tutte le vostre vite,
davvero azzerandolo e fandovi toccare il punto zero. Dovrete rafforzare dall'inizio tutto ciò che ancora è irrisolto. Dovrete riaffrontarlo tutto. E per questo il battesimo in quarta dimensione è un salto quantico vibrazionale lungo, doloroso, ma molto molto importante. Per raggiungere lo stato alfa dovete passare dalla vibrazione di 440 Hz a 432, che corrisponde al ronzio delle api, al fruscio delle piante, al rumore delle onde, al canto delle onde. Ecco, noi fratelli cosmici vi avvertiamo che nella nuova Terra tutto vibrerà in 432 Hz. Queste eclissi che si sono susseguite, i fenomeni stellari di questi ultimi tempi, hanno impresso un'accelerazione più forte nel cambio del DNA, un'ennesima accelerazione. Percezioni e sensazioni saranno amplificate in tutti voi e se sarete consapevoli vedrete cose che occhi umani non hanno mai visto. I fratelli cosmici usano gli astri per influenzarvi, per aiutarvi in questo processo di crescita. Quindi esprimete la vostra volontà e consapevolezza, il cambiamento sarà sempre più in atto e sarete aiutati nella trasformazione, purificazione ed accelerazione. Vi consigliamo di rivolgervi a tutti i fratelli cosmici con le mani giunte a calice, chiedendo: io voglio accelerare il mio processo di purificazione per attivare il mio nuovo DNA, per attivare il mio GNA. Quindi preparatevi per questa nuova fase carica di energia e il Figlio di Dio vi aiuterà. Chi non riuscirà a superarla non avrà accesso alla nuova dimensione, si estinguerà, perché come dice il Vangelo è il taglio della gramigna. Ora vi trovate in un'era di acqua, ma presto passerete all'era di fuoco. Tutto questo deve avvenire perché il Cristo ora è fuoco, l'energia del sole predominante. Il vostro corpo quindi tenderà a sentire molto di più caldo, che non verrà dall'esterno ma dall'interno, e questo è inteso in tutto ciò che accadrà. Il fuoco purificatore brucerà dall'interno di voi e non sarà una piaga ma una salvezza per salvare le vostre anime. Sentirete il fuoco dentro e fuori di voi. Il fuoco vi purificherà in ogni modo possibile che ci sarà sul pianeta. Trasformerete il vostro DNA, non sarà poco doloroso, ma questo avverrà in tutte le specie, dagli animali domestici che avete vicino, scelti e selezionati per l'ascensione, a tutte le dimensioni, minerali, animali, vegetali, tutti dovrete passare da 2 a 12 filamenti DNA. Tutti voi umani su questo pianeta diventerete uomini e donne galattici se riuscirete a fare questo passaggio dalla terza alla quarta dimensione, nel fisico, nella materia, nella luce e nell'amore. Noi, fratelli cosmici, siamo già venuti altre volte a visitare l'umanità, fin dall'antica mitologia che ricordate, dall'Olimpo. Eravamo sempre noi, gli antichi dei, e accompagniamo il genere umano dalla sua origine, nella sua evoluzione. Ebbene, questo è il momento. Questo è il momento per fare il salto nell'energia, nella luce e nell'amore. Per trovarvi di fronte al Figlio delle stelle che tornerà come re dell'universo. E voi ricorderete che siete semi stellari e ricorderete le vostre origini e scoprirete le vostre origini stellari e scoprirete che non vi è un solo Dio, ma gli Elohim, gli dei che vi hanno creato. C'è un'unica energia onnicreante, ma ci sono più creatori e voi siete le loro creature. Riscoprirete l'energia femminile che l'uomo ha soppresso nel tempo
E la nuova era sarà l'era femminile per eccellenza. Ognuno di voi sveglierà il proprio sé, avrà il proprio canale diretto con l'assoluto. Finalmente riscoprirete i vostri doni spirituali e adopererete tutto il vostro cervello e tutti i vostri doni. In questa fase di cambiamento l'energia del numero 8 è la firma di Dio, l'infinito, la vedrete ovunque, anche nel sole. Vedrete l'ottagono della sua vibrazione potentissima e sarà l'energia curativa della nuova era. La terza dimensione, la stella, il pentagramma verranno sostituiti dall'8. Ricevete la protezione del numero 8 nel codice solare 8888 per 8 volte. Utilizzatelo, recitatelo. Connettetevi con l'ottagono nel sole, con il popolo solare, la civiltà solare, Adonai e tutte le sue schiere e preparatevi a entrare nella nuova era e nell'energia dorata di Eldorado, l'oro che scenderà su tutti voi. Siate voi il Graal, il sacro Graal, per ricevere l'ottava superiore, per ricevere l'energia del Cristo, per mutare il vostro DNA in GNA galattico. Sì, siete sulla Terra e siete in molti. Siete nel mondo, ma non siete di questo mondo. La genetica non è DNA, ma GNA. La vostra struttura genetica è GNA. E voi la possedete. Voi che sentite questo messaggio e vibrate, voi la possedete, non vi stupite. La vostra coscienza emergerà, si espanderà, si svilupperà e siete altamente stimolati dai solari ora e dai leoni di Sirio, ora più che mai. Siete stimolati da noi, che non siamo di questo mondo e neanche voi siete di questo mondo, siete del mondo ma non siete del mondo. Ebbene, preparatevi, perché questo è il momento. E tutto avverrà e accadrà prima che questa generazione passi. E così sia, e così è, dai vostri fratelli stellari della Federazione, in vostro aiuto, ora più che mai. Alleluia. Che la Terra si risvegli. Svegliatevi, fratelli, uomini e donne galattici.